Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete il video odierno, cari amici? Figli e genitori, io ho parlato tante volte della questione dei rapporti figli e genitori, l'educazione dei figli, come è in patriarcato, come era in matriarcato. Ma siccome ci sono più di 2000 video, tanti giovani vengono sulla mia homepage e si interessano ai miei argomenti e poi mi fanno delle domande. Ovviamente non ci perdono tempo a guardare i miei video, perché non è facile scorrere l'elenco di 2100-2200 video. Per cui capita adesso che il giovane Banksayer, il nickname è questo, cari amici, vedete cari amici, mi fa proprio una domanda molto specifica. Mi pare che gliel'avevo detto, guarda che ci sono tanti video, vabbè vediamo. Allora, mi scusi Serafino se insisto, perché gliel'avevo detto, caro Magaro, magari dai un'occhiatina ai titoli dei miei 2100-2200 video, ma va bene, ma io rispondo volentieri, Mi scusi Serafino se insisto, la seguo da tempo e il tema figli, e lei lo ha trattato solo in parte, però senza proporre soluzioni, no, le ho proposte le soluzioni, vabbè. E noi la stimiamo moltissimo e saremmo felici se ci dedicasse un video esclusivamente a questa tematica. Figli, come sopravvivere nel patriarcato? Sì, caro, hai ragione, Evitando gli imprinting, come costruire una società migliore a partire dall'educazione in famiglia. Non credo ne abbia mai parlato esplicitamente, no, ne ho parlato esplicitamente. Spero che la nostra richiesta sia presa in considerazione. Eccoci qua, eccomi qua, caro amico, eccomi qua a tua disposizione, allora, va bene? Allora, siamo in patriarcato, ok? E in patriarcato ho già detto che il grande e che il codice da Vinci del patriarcato sono i 10 comandamenti di Mosè, e io ho analizzato la genesi dei 10 comandamenti di Mosè in questo romanzo storico-mitologico La stirpe del serpente, Francesco Aliberti editore. Francesco Aliberti è anche uno dei proprietari del giornale Il Fatto Quotidiano, di cui uno dei vice direttori è Marco Travaglio. Allora, cosa c'hanno di particolare i 10 comandamenti? Mi viene sempre in mente Oscar Wilde, Dio quanto era grande Oscar Wilde, il quale diceva: qual è la cosa più difficile da vedere? Punto di domanda, e rispondeva: la punta del proprio naso. E gli occhi sono fatti per guardare attorno, ma non vedono le cose vicine. Le cose vicine non le vediamo, e per cui perdiamo la sostanza delle cose. La sostanza, perdiamo il rerum natura, la natura delle cose. E cosa ci hanno di strano i 10 comandamenti? Ma cari ragazzi, sapete, vero che ve l'ho detto tante volte, che nei 10 comandamenti c'è il comandamento che dice: onora il padre e la madre. Ma non c'è il comandamento che dice: onora il figlio e la figlia. Eh sì, perché la stranezza del rerum natura è che, come il padre eterno patriarcale, nella fattispecie giuridica concreta il Dio ebraico, onnipotente, Dio ebraico Yahweh, ha messo al mondo noi uomini senza chiederci il permesso, analogamente noi uomini, siccome il Dio ebraico ci ha detto, Dio ebraico è poi lo stesso Dio cristiano, lo stesso Dio islamico, i 10 comandamenti ci stanno mica solo nell'ebraismo, ci stanno pure nel cristianesimo e nell'islamismo. E siccome Dio ebraico ci ha creati a sua immagine e somiglianza, per cui dobbiamo comportarci come lui, in formato ridotto, ma come lui. Se lui crea, noi procreiamo. E poi ha dato la grande ordine: siate fecondi e moltiplicatevi. E noi, in piena ubbidienza nei confronti dell'ordine del Dio Yahweh, che è sempre il Dio del cristianesimo, il Dio
dell'islamismo, a lei abbiamo messo al mondo tanti bambini, senza chiedere niente ai bambini. Non abbiamo mai chiesto niente ai bambini, mai, 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 mai. Pur sapendo che i bambini li mettiamo al mondo noi, e non abbiamo mai chiesto ai bambini, volete nascere bambini? Diversa era la situazione in matriarcato. Perché in matriarcato, primo, non si conosceva la funzione dello sperma maschile. Primo, e che non si conoscesse la funzione dello sperma maschile, ve l'ho documentato in chissà quanti video. Poi si pensava che la donna i bambini li facesse per conto suo. Così come la donna per conto suo ha le mestruazioni, e così per conto suo metteva al mondo i bambini. Quindi in matriarcato non ci poteva essere un comandamento con ora il padre e la madre e neanche un comandamento con ora il figlio e la figlia, perché i figli venivano senza nessun atto di volontà. No, la nascita dei bambini non avveniva sulla base di un atto di volontà in matriarcato. È in patriarcato che i bambini nascono sulla base di un atto di volontà. Voglio fare un bel bambino. Ok? Allora, per giustificare questo nostro atto di volontà, che a me pare un bel abuso, mi pare, cioè il fatto che noi con un atto di volontà mettiamo al mondo un bambino senza avergli prima chiesto il permesso. Allora, per giustificare che noi compiamo, una volta scoperta la funzione dello sperma, una volta scoperto che i bambini nascono sulla base di un atto di volontà di un uomo e di una donna, allora che abbiamo fatto? Abbiamo fatto ricorso alla mitologia che dice che il Dio Yahweh ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Poi ci ha ordinato crescete e moltiplicatevi. E poi ci ha dato pure i 10 comandamenti dove c'è scritto onora al padre e la madre, ma non c'è scritto onora al figlio o alla figlia. Perché se i genitori dovessero onorare i figli e le figlie, dovrebbero smettere di fare figli, dovrebbero smettere. È chiaro che non c'è quel comandamento, dovrebbero smettere. Perché mettere al mondo i figli non è uno scherzo, che non è come fabbricare una macchina e fabbricare un bambino o una bambina. Lo metti nel mondo, capito? E la macchina non pensa, la macchina non soffre, capito? Non c'ha le sofferenze esistenziali, e gli esseri umani sì. Allora, la prima differenza che c'è tra il matriarcato e il patriarcato è questa faccenda che i bambini e il matriarcato venivano al mondo così, come si racconta, nascono sotto i cavoli. Non c'è una volontà umana in matriarcato che mette al mondo i bambini, è in patriarcato che c'è la volontà umana. E quindi è in patriarcato che c'è proprio il capovolgimento della situazione. Si fa fatica a capirle queste cose, io lo so che si fa fatica. E cari, io ci ho sofferto tanto, sapete, per capovolgere la modalità di ragionamento patriarcale e per cercare di andare nella dimensione matriarcale, perché io non l'ho mai conosciuto il matriarcato, cioè non l'ho mai sperimentato, voglio dire, capito? Mi sono addentrato nella foresta vergine per scrivere questo libro e ho penato tanto, cari amici, sul piano esistenziale ho penato tanto. Beh, allora in matriarcato non c'erano grossi problemi da parte dei cosiddetti genitori nei confronti dei figli. L'assetto della famiglia matriarcale, ve l'ho spiegato tante volte, era un assetto piuttosto semplice: in una capanna, una casupola, vivevano 4, 5, 6 donne con 4, 5, 6 uomini, ma non per fare le orge, per motivi di lavoro, capito? Non si conosceva la funzione dello sperma, c'era anche l'intercambiabilità dei rapporti sessuali, ma non era quella promiscuità. La promiscuità arriva in patriarcato. Il concetto di promiscuità è un concetto patriarcale, non è un concetto matriarcale. Se tu non conosci la funzione dello sperma, non sai che il tuo sperma non serve a niente, non lo sai che il tuo sperma fa nascere i bambini, e allora tutto il mondo cambia di 360 gradi, cari amici, capito? Allora lì i bambini crescevano senza il padre, non c'era la figura paterna. C'era la figura di quella donna che aveva messo al mondo i bambini, e quella era chiamata mamma. E poi i bambini, in una cabana, in una casetta, vivevano 5-6 uomini, 5-6 donne, e quindi i bambini nascevano, si pensava spontaneamente, come dire, senza volontà, dal grembo materno.
Il grembo, la donna dal cui ventre ogni bambino era uscito, era la madre, la mater. Eccolo qua la discendenza matrilineare. E poi per avere consapevolezza della figura maschile, una figura non paterna maschile, beh, c'erano gli altri uomini che stavano lì nella capanna, ma nessuno di questi uomini era un padre. Era un compagno della mamma, stavano insieme per andare a lavorare, per motivi di sopravvivenza. Tant'è vero che poi tanti antropologi negli anni 1910, 1920, 1930, 1940, i primi Bronislav Malinowski, io quante volte ve l'ho nominato Bronislav Malinowski, e tra il 1920 e il 1930 andò ad abitare per tanto tempo in presso popolazioni ancora matriarcali, e lì verificò che non c'era il complesso edipico, capito? E il complesso edipico di cui parla Sigmund Freud, per Sigmund Freud il complesso edipico è eterno, è sempre stato nell'umanità, perché Sigmund Freud non si era mai posto il problema che l'umanità prima del patriarcato viveva in matriarcato. E un vero patriarca come Sigmund Freud non si può porre il problema che di un matriarcato preesistente al patriarcato, e se no che patriarca è? Ma che patriarca è? Uno che va a pensare che prima del patriarcato c'è stato il matriarcato. E tant'è vero che era così patriarca il grande, pur grande Sigmund Freud, che egli continuò la tradizione della clitoridectomia, non in maniera chirurgica ma in maniera intellettuale, dicendo: voi donne che godete prevalentemente con la clitoride siete immature, e invece le donne mature sono quelle che godono a livello vaginale in profondità. Quindi non c'è più stato il taglio della clitoride, ma la clitoride è stata mutilata sul piano psicologico. La donna dice: cavolo, allora sì, io devo essere una donna matura e devo godere vaginalmente, per godere vaginalmente mi ci vuole il membro maschile. E era un patriarca, Sigmund Freud, non poteva mica, un patriarca ebreo, con tutto rispetto per gli ebrei, e mica poteva concepire il matriarcato. Quindi per il complesso tipico c'era sempre stato. E quindi allora, arrivando al patriarcato, quanti video che vi ho fatto sui giovani nella famiglia patriarcale, ma si può dire che tutto questo canale è dedicato all'imprinting, e vi ho sempre detto che l'imprinting è persino più importante della scheda genetica. Ma quante volte ve l'ho detto queste cose che poi non ve le ricordate, ragazzi, non ve le ricordate? Vi ho detto che la scheda genetica non vale un fico secco. È un fico secco. Ci arrabbiano tanto i genetisti quando dico queste cose. Dio quanto si arrabbiano i genetisti. E vabbè, queste sono le mie convinzioni. Io ci credo, sapete le mie convinzioni. E poi sono arrivato a 71 anni con queste convinzioni. Va bene, dai. E allora, in patriarcato. E abbiamo invece un assetto diverso da quello matriarcale. Abbiamo la famiglia monogamica patriarcale: papà, mamma e bambini. E la famiglia monogamica patriarcale nasce con l'unico motivo di consentire agli uomini, una volta scoperta la funzione dello sperma, di consentire agli uomini l'accertamento della paternità. Quanti ragazzi che mi dicono che anche tra gli animali il leone lo sa chi è il suo leoncino, perché si mangia i leoncini della leonessa che la leonessa ha avuto con altri leoni. Ma è diverso, ragazzi, è diverso. E il leone non ce l'ha il concetto di paternità, c'ha l'olfatto, vive con l'istinto, non vive con la ragione il leone. E mica li porta a battezzare, non li fa mica battezzare il leone e i suoi leoncini quando sono nati. E tante volte gli ho detto che gli animali vivono con l'istinto, beati loro, non hanno la ragione, beati loro. Noi abbiamo questa disgrazia di avere la ragione, per cui abbiamo i cimiteri per i morticini, abbiamo le cattedrali, abbiamo i luoghi dove ci veniamo battezzati, abbiamo l'anagrafe dove si dice quello lì è figlio tuo, e gli animali non ce l'hanno queste cose. Se un leone va con una leonessa e vede che ci sono dei leoncini lì,
Lui dice, io, il suo istinto dice, io questi qua, questo odore non lo riconosco e me li mangio i leoncini. Ma non c'è un atto di consapevolezza, capito? È da noi che c'è un atto di consapevolezza, una meditazione, una premeditazione. Voglio sapere chi è il figlio del mio sperma. Per cui nasce la famiglia monogamica patriarcale, per cui le donne devono essere vergini fino al matrimonio. Lo sapete, no? Vabbè. Vergini sono il matrimonio, poi una volta sposate devono essere fedeli al marito pena la lapidazione, poi prima di sposarsi magari si fa anche la clitoridectomia, l'infibulazione per evitare desideri sessuali troppo forti, tagli il clitoride, ti sei visto, sei visto. Ah, poi ci sono i veli, le varie velature, i velami, fino a burca, ecco qua, e in modo che il marito sia sicuro che dentro il grembo della propria moglie vada soltanto il suo sperma. E quindi nasce la famiglia monogamica patriarcale, e con l'unica finalità di consentire agli uomini, non c'era in quei tempi l'accertamento genetico della paternità, andiamo ragazzi, sono passati migliaia di anni, non è che migliaia di anni fa ci fossero le cose che ci sono oggi, il web, non c'era migliaia di anni fa, il web, internet, capito? Non c'erano migliaia di queste cose. E quindi era gabbia, una gabbia, impedire che il seme di un altro uomo vada nel grembo della propria moglie. E poi, una volta fatto l'accertamento della paternità, cioè, nasce la proprietà. Tant'è vero che la parola latino proletario, una parola usata ed abusata tra il 1800 e il 1900 solo per indicare gli operai, quello lì è un proletario, la classe proletaria, il quarto stato. No, la parola proletario nella sua etimologia significa è colui, quel povero diavolo che come unica forma di proprietà c'ha dei figli, sono i figli, e poi si spiega perché la storia romana ti spiega anche perché cosa avveniva nell'esercito, lo Stato, vabbè, insomma, l'ha spiegato tante volte, ma le parole che vanno al vento, vabbè. E in questa famiglia che succede? Che in antichità, per millenni e millenni e millenni, il padre della famiglia ha avuto il potere assoluto, tanto è vero che nel video pater familias in Roma antica, vi ho spiegato che il padre di famiglia poteva vendere al mercato la moglie e i figli. Alla moglie la poteva anche lapidare se voleva, se ricorrevano certe circostanze, il pater familias lapidava la propria consorte. E poi adesso arriviamo all'oggi, perché questo ragazzo non ci pensa ai secoli e millenni trascorsi, lui pensa all'oggi. Tutti noi pensiamo all'oggi, in pratica noi viviamo pensando all'oggi e al domani. E il passato non esiste, il passato. Tutta la nostra attenzione, l'universo infinito, si concentra nell'ic et nunc. Io vivo ora e voglio conoscere e godere ora, in questo momento, il resto non mi importa. E questo ragazzo vuol conoscere oggi. Oggi, caro amico, cosa avviene? Avviene in forme diverse, quello che è sempre avvenuto, un patriarcato, che c'è l'imprinting patriarcale. Il padre cerca di plasmare i figli a sua immagine e somiglianza, come ha fatto il Dio Yahweh nei confronti di noi, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, scritto così nella Bibbia. D'accordo? E anche la madre cerca di plasmare le figlie a sua immagine e somiglianza, si chiama imprinting, d'accordo? Imprinting, per cui mille volte ho spiegato che proprio a causa dell'imprinting e nasce il cosiddetto amore, l'amore romantico, e cioè per ogni bambino divenuto, il primo amore di ogni bambino, cioè di ogni maschietto, è la mamma. La mamma è il primo amore, perché la prima persona di sesso opposto che un bambino conosce è mamma. Per la bambina il primo amore è papà. Poi crescendo, è quasi che c'è il complesso edipico nella famiglia monogamica patriarcale dove c'è il papà e la mamma, quasi. E poi c'è, verso i 5-6 anni, c'è la cosiddetta rimozione del complesso edipico, per cui la bambina smette di interessarti al papà, e il bambino smette di interessarti a mamma. Poi si entra in quello che Freud chiama il periodo di latenza,
Poi quando si arriva a 11-12 anni che si va alla scuola media, ogni signorina alla scuola, primo anno, secondo anno alla scuola media, vede qualche ragazzetto della sua età e va a innamorarsi di quel ragazzetto che in un modo o nell'altro, mi ricorda il papà, il suo primo amore. E così ogni ragazzetto a 11-12 anni, dopo il periodo di latenza, ogni ragazzetto trova lì una ragazzetta, la quale ragazzetta in un modo o nell'altro, gli ricorda il suo primo amore che era mamma. E questo è l'amore romantico. E poi si rinnova l'amore romantico, poi magari si cambia, ma si va sempre disperatamente alla ricerca del primo amore. Ma c'è anche la canzone, cari amici, c'è anche la canzone. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone mi dice che tu sei tutto per me. Mamma, sono tanto felice. Che cosa fare? L'ho già fatta. L'analisi patriarcale e matriarcale di quella canzone di Mamma sono tanto felice, che la canta tanto bene Claudio Villa, mi pare. Ecco, è la costruzione dell'amore romantico. Mica c'era la passione d'amore in matriarcato. È l'amore romantico, cosiddetto romantico, va bene? È una passione costruita in patriarcato. E allora, com'è l'educazione dei figli in patriarcato? E siccome i figli sono proprietà di mamma e papà, e siccome c'è anche il comandamento che dice onore al padre e alla madre, mamma e papà vogliono che i figli crescano a immagine e somiglianza di mamma e papà, d'accordo? E sono tanto addolorati, ecco perché vi dicevo che manca il comandamento onora il figlio o la figlia, e sono tanto addolorati se il maschietto, una maschietta, che ne so, non crescendo secondo le volontà di mamma e papà. E beh, ha fatto così pure il grande Dio Yahweh, no? Ha fatto così pure lui. Li ha creati a sua immagine e somiglianza. E Adamo ed Eva, mica li ha creati a immagine e somiglianza di qualcun altro. A sua immagine e somiglianza, va bene? E così facciamo noi in patriarcato. E così in patriarcato, così di generazione in generazione, si perpetua la stessa musica. D'accordo? La stessa musica. Poi verso i 15-16 anni, ovviamente, c'è un ritorno diverso del complesso edipico che si manifesta nella forma della conflittualità. Il ragazzo, adolescente, e non desidera più possedere la mamma, non desidera più, però si mette contro papà. Ecco, papà, mamma e papà tutto sommato rappresentano la società, bene? Quindi vedete che i ragazzi, quelli che si ribellano, sono in conflitto edipico nei confronti dei loro genitori, perché la società, no? Il Quirinale, Palazzo Chigi, Montecitorio, la Corte Costituzionale, vi di seguito, sono visti come papà, mamma e papà. E quindi i ragazzi, ribellandosi contro le istituzioni, non fanno altro che manifestare la loro ribellione nei confronti di mamma e papà. E siccome non puoi stare in casa ed essere mantenuto da mamma e papà e ribellarti contro mamma e papà perché non si vive bene sotto lo stesso tetto se fai la rivoluzione sotto lo stesso tetto, allora una specie di rivoluzione, una forma di rivoluzione si va a fare per strada. Dopo il ragazzo cresce. Il ragazzo rivoluzionario, sì, ma queste cose sono state dette io, non da me, ma da tanti altri. Poi dopo a un certo punto si sposa, mette su famiglia, cerca anche lui una brava ragazza che gli sia fedele e mette su famiglia e diventa come, per suo modo, come il papà. E la ragazza cresce e dopo aver fatto, come si dice, la strega tremate, le streghe tornate e lì di seguito poi si sposa, cerca un bravo maritino che assomigli, lei non lo sa, ma che assomigli a papà in un modo o nell'altro, che gli ricordi il primo amore che papà. E così si perpetua all'infinito questa catena,
una catena che non finisce mai e per cui all'infinito noi vedremo nella storia perpetuarsi rivoluzioni e controrivoluzioni. E vedremo che i giovani, soprattutto i giovani, fanno le rivoluzioni, poi dopo buttano giù il governo precedente e viene su un nuovo governo rivoluzionario, poi dopo il nuovo governo rivoluzionario crolla e torna la reazione, e così tutta una catena all'infinito. Allora, però mi dice come fare, come spezzare? Non si può spezzare questa operazione, si può prendere consapevolezza di tutto ciò, ma non si può rimuovere. E ci hanno provato, e dunque ci fu un tentativo in Israele, ne parlò lo psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim nella sua opera, il suo saggio I figli del sogno. Ci fu un grande tentativo, Sì, il tentativo consistette in questo, che nei kibbutzim, gli ebrei, i primi ebrei, dissero, ma creiamo una società nuova. Noi ci mettiamo nei kibbutzim, no? Marito e moglie, tanti mariti e tante mogli in un kibbutzim. Facciamo i bambini, però ai bambini li trattiamo tutti alla stessa maniera, d'accordo? In modo che invece di sentirsi figli di mamma e di papà, si sentano figli di tutte le mamme e di tutti i babà che abitano al kibbutzim. I figli del sogno. L'esperimento fallì. E perché fallì l'esperimento? Perché nonostante tutta la buona volontà degli sperimentatori, che erano mamma e papà, e ogni mamma e ogni papà, e guardavano in maniera diversa i loro figli e le loro figlie, non ce la facevano, capito? Non ce la facevano. E se c'era da fare una cosetta in più, la facevano per i loro figli e le loro figlie, non si scappa. Lo stesso motivo, cari amici, per cui vi ho fatto il video intitolato è l'eresia sovietica. L'eresia, è perché è crollata l'URSS? È perché una volta nata la proprietà privata, non puoi più far finta che non sia stata inventata. Vi ho fatto l'esempio della bomba atomica. La bomba atomica è una cosa brutta, ma una volta che l'hai inventata non puoi più far finta che non sia stata inventata. Te la tieni la bomba atomica, capito? È così la proprietà privata. Una volta che l'hai inventata te la tieni. E c'è il fascino discreto della borghesia, c'è il fascino discreto della proprietà privata. Quell'oscuro oggetto del desiderio, appunto, la proprietà privata. Quello sì che è un vero amore in patriarcato, è quello per la proprietà privata, sì che è un vero amore. Allora, e la Russia perché? L'URSS, perché è crollata l'URSS? È perché gli stessi rivoluzionari, quelli che fecero la rivoluzione d'ottobre 1917, lo sapevano che cos'era la proprietà privata. Sì, stavano combattendo per eliminare tutti i ricconi, e però lo sapevano cos'era la proprietà privata, capito? Poi misero su famiglia, poi c'erano libri di testo, nei libri di testo dell'URSS c'era scritto che i rivoluzionari, quindi quando i bambini piccoli nati dopo la rivoluzione d'ottobre, i bambini piccoli andavano a scuola e sui libri di testo leggevano e noi rivoluzionari e bolscevichi, abbiamo eliminato la proprietà privata. Cazzo, dicono i bambini, che cos'è la proprietà privata? La maestra, che cos'è la proprietà privata? E così si veniva a sapere, una volta che l'ha inventata. È per questo che è crollata l'URSS. E perché è crollata l'URSS? Perché non lavorava più nessuno nell'URSS. È crollata per inedia. Perché non essendoci la proprietà privata, o essendocene pochissima, e la gente non lavorava più per lo Stato, tanto c'avevano tutti lo stipendio fisso, dice chi se ne frega, pensavano a lavorare bene quel pezzettino di terra che c'avevano lì attorno a casa, pure facevano qualche lavoretto in nero, ma per lo Stato i contadini non lavoravano più per lo Stato, se c'era da mettere il grano poteva marcire, si buttavano tutti ammalati i contadini, tanto c'era lo stipendio di Stato. Ecco perché è crollata l'URSS. Allora, caro, concludendo, cosa vuoi che ti dica, caro amico? Si tratta di prendere consapevolezza di questo meccanismo. E
se tu sei un figlio e vuoi che io ti dica come sono stati i rapporti con mamma e papà, con tuo mamma e papà, se sono comportati poveretti, poveretti tutti, ma poveretti genitori, poveretti figli, secondo il condizionamento patriarcale che hanno messo al mondo senza chiederti il permesso. Va bene? E poi hanno cercato di allevarti a loro immagine e somiglianza. Forse hanno trascurato i tuoi desideri, le tue aspettative, non lo so, caro amico. Se tu ti sposerai, cosa devi fare? E cosa vuoi fare? Una volta che ti sei sposato, caro amico, anche se ci sono queste informazioni che ti dà Serafino Massoni, e tu e tua moglie vivrete in una società patriarcale. E la società patriarcale, che è il grande mosaico, è più forte del tassello che è la famiglia. In un certo senso la famiglia alimenta il patriarcato e la società patriarcale condiziona la famiglia. D'accordo? Io ho conosciuto tanti genitori che avevano ottime intenzioni con i loro figli. Ad esempio, ho conosciuto genitori che sistematicamente negavano di vedere la televisione ai loro figli. E d'accordo anche i figli. Poi i figli sono andati a scuola e si sentivano isolati ed emarginati perché tutti gli altri la guardavano la televisione, perché è un'istituzione sociale la televisione. A un certo punto venivano ghettizzati perché erano al di fuori del mondo della televisione. Tutti gli altri parlavano di argomenti televisivi, loro c'è una scena. Cosa vuoi fare, caro? Questa è la vita. Caro, se pensavi che io avessi delle formule miracolose, no, io ti posso soltanto dare la consapevolezza di com'è la situazione. Per cui, se un giorno ti sposerai, almeno ti sposerai con la consapevolezza di come stanno le cose. Va bene? E più in là non posso andare. Già avere consapevolezza di avercela una malattia non significa guarire, ma significa adottare dei procedimenti affinché la malattia produca danno minore. Se tu non sei consapevole che c'è una malattia, e tu vai avanti a ruota libera, la malattia si aggrava. E se invece uno è consapevole di averci una certa malattia, la sola consapevolezza non basta a guarire, però ti serve per adottare dei procedimenti che possano diminuire i mare. Va bene? Ecco, quindi, non posso mica dire tanto più di quello che ho detto sinora. D'accordo? E il messaggio in generale che io do sempre ai giovani è quello di desiderare di meno. Non inseguire a ruota libera il desiderio, perché il desiderio è una belva che non viene mai sfamata, ha sempre fame. Più cibo gli dai tu al desiderio, e più il desiderio alimenta se stesso. Quindi è controllare il desiderio. Poi un messaggio pragmatico che lascio ai giovani è quello di fare i patti prematrimoniali. C'è un mio video intitolato proprio Patti prematrimoniali, che ci sono all'estero, in Inghilterra ci sono. Quindi, caro, puoi anche andare a vedere questo video Patti prematrimoniali, dove parlo molto bene. E circa i rapporti tra figli e genitori, ti faccio notare che quel codice da Vinci del patriarcato, che sono i 10 comandamenti, contengono l'ordinamento, il comando, onora il padre e la madre, ma non contengono il comando, onora il figlio e la figlia. Caro, io più in là non posso andare, d'accordo? Più in là forse ci può andare soltanto il Padre Eterno, va bene? Grazie, caro amico, grazie a tutti voi, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.